Sensibilizzare i cittadini ad alzare la testa e a lottare contro ogni tipo di potere mafioso. E questa è la finalità della carovana internazionale antimafia che per la prima volta ha fatto tappa a Catanzaro. Ad ospitare la manifestazione, giunta alla 21ª edizione, è stato il quartiere Corvo, una delle aree a sud della città a più alto rischio criminale. Una di quelle periferie che bisogna mettere al centro dell'attenzione, esaminandone le criticità e valorizzando le realtà positive presenti, rappresentate innanzitutto dalle persone oneste, che con fatica e dignità si impegnano ogni giorno, tentando di reagire all'illegalità, creando esempi virtuosi. L'Associazione Libera aderisce a livello nazionale alla carovana antimafia, che è una carovana che ormai si fa da moltissimi anni. Quindi anche noi ci è stato proposto a questa tappa di Catanzaro e siamo stati contenti di aderire e di partecipare a questa tappa importante e significativa, soprattutto in questo momento a Catanzaro, dove le periferie da problema devono diventare risorsa. Non ci sono solo omicidi, ci sono anche tante associazioni di quartiere, ci sono delle cooperative che lavorano. Allora cerchiamo di capire dove sono i problemi e di risolverli, ma anche di apprezzare tutto il positivo, tutte le qualità che provengono e che ci possono essere utili anche per dare una dimensione di città proprio dalle periferie urbane della città, dalle periferie sud come dalle periferie nord. In un pomeriggio di festa, tra sport, musica, giochi e divertimento, nel piazzale antistante il Palagallo sono stati lanciati messaggi eloquenti che assumono ancor più significato dopo gli episodi delittuosi che si sono verificati negli ultimi mesi. Abbiamo voluto mandare un messaggio che non è semplicemente quello della negatività, del fatto che è vero, le mafie esistono a Catanzaro come in tutta Europa, ma c'è chi le combatte ogni giorno con l'impegno civile, cioè l'associazione di quei cittadini che animeranno questa sera questa manifestazione, che ogni giorno lottano la mafia, lo fanno a viso aperto, perché con l'impegno civile la mafia si combatte. Oggi numerosissima la presenza di bambini e di giovani. Può servire una manifestazione del genere per cambiare la mentalità, quindi delle generazioni, delle nuove generazioni? Sì, penso di sì, penso che se a un bambino gli si porge, diciamo, un'alternativa, gli si dà una mano, gli si dice che non c'è semplicemente il buio dell'isolamento della periferia, ma c'è anche la luce di chi con i palloncini, con le animazioni, con i giochi riesce oggi ad offrire uno spazio, ma lo deve fare costantemente e lo si fa con grandi difficoltà, credo che si dia un'alternativa e la crescita diventa anche una scelta, non semplicemente una strada obbligata. Noi non rinunceremo al fatto che attraversiamo l'Italia non con convegni, non con dibattiti, ma col furgone, che è anche un modo per significare che costruire l'antimafia lo si può fare se c'è fatica, cioè non è una cosa semplice, non è una cosa a buon mercato. Il furgone indica anche quello. Il secondo significato dei furgoni è che è un modo per riannodare i territori. Noi ogni giorno cambiamo città e iniziamo adesso e termineremo a ottobre inoltrato, attraversando non solo tutta l'Italia ma anche l'Europa. E quello che vogliamo fare è proprio raccontare da un lato quello che non va, perché naturalmente non vogliamo far finta che in questo paese non ci sia ancora tante zone dove c'è il degrado, c'è il disagio, ma provare anche a raccontare le buone pratiche e farle sentire meno sole. In tanti posti il passaggio della carovana è semplicemente questo, è dire: in questo luogo non siete soli, le organizzazioni che si ritrovano insieme non sono episodi, che non sono legate a carovana, hanno come scopo proprio quello di costruire una rete di antimafia sociale forte. La Calabria è una terra che nell'immaginario di molti italiani è una delle terre, appunto, è una delle periferie, uno dei posti dove non si va quasi nemmeno per vacanza, eppure sappiamo essere un posto bellissimo e abbiamo scoperto in questi giorni che ci sono anche tante buone esperienze. Abbiamo scelto la Calabria perché è stata una scommessa e credo che da questo punto di vista l'abbiamo vinta. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione anche perché è molto vicina come spirito a quelle che sono le nostre finalità, i nostri obiettivi, ovvero quello di riaccendere i riflettori su una periferia abbandonata soprattutto dai suoi cittadini. Noi viviamo in uno stato di degrado sociale e urbano non indifferente, che è ben evidente sotto gli occhi di tutti. Di conseguenza cerchiamo di punzecchiare le istituzioni
per tentare di vivere in maniera dignitosa questo quartiere che è formato da gente per bene. Il richiamo è stato alle istituzioni affinché la loro attenzione possa diventare il mezzo per sconfiggere il disagio sociale e il degrado del territorio, elementi che costituiscono terreno fertile per la criminalità organizzata. Quali sono i problemi che ci sono in questo quartiere? Lei vive tranquilla? Chiusa, per paura, non mi arriva qualcuno e c'è. Avete bisogno di sicurezza, quindi a chi vi rivolgete? A nessuno, a chi ti può rivolgere? Ma dicete voi a chi? A chi? Chi è che si interessa? Nessuno. Questa manifestazione di oggi però può servire a qualcosa? Speriamo, ma può servire. Ma non prendono altro nessuno, perché non vi ammazzano. Come mai oggi avete deciso di venire qui a questa iniziativa? Più che altro per un senso di ribellione a tutto quello che sta accadendo nel quartiere e nelle zone limitrofe, perché sembra diventata insostenibile. Dicevo proprio poco fa ad un mio amico che 10 anni fa la zona era bellissima, si viveva bene, i bambini stavano per strada. Mi ha fatto impressione il giorno di carnevale quando ho portato i miei figli nel quartiere e in giro non c'erano bambini mascherati come era una volta. Quindi questa cosa mi ha fatto scendere in piazza e quindi siamo qua per dare un segno di svolta a questa situazione. Qual è la difficoltà per voi genitori di portare i propri bambini ad un parco giochi? Tutto, ci sono le erbacce che sono altissime, poi gli insetti, giochi rotti, un po' di tutto insomma. Un abbandono, un degrado? Sì, sì, sì. Assolutamente un abbandono. Durante questa iniziativa quali sono state le problematiche che sono state evidenziate appunto riguardante questo quartiere? La necessità di dare più spazio, ci sono delle strutture, di utilizzarle al meglio, ecco, perché qua ci sono, le strutture sono anche belle, palazzetto dello sport, c'è questo parco, eccetera. Si possono, per la mia esperienza fatta altrove, si sono trovate forme di collaborazione fra amministrazione e cittadini, proprio, ripeto, in cui i cittadini mettono parte attiva del territorio in accordi con i comuni, proprio perché il problema economico-finanziario che ormai attanaglia tutti i comuni sono in grave incapacità di dare i servizi che dovrebbero essere dati, perché questa è la sostanza, proprio per il successo dell'aspetto economico-finanziario. Quindi bisogna trovare altre formule, inventarsi altre formule. Ho fatto uno sforzo di fantasia.